29 palloncini lasciati volare in cielo, su ogni palloncino il nome delle 29 vittime rimaste sotto le macerie dell'hotel Rigopiano travolto da una valanga il 18 gennaio del 2017. Come ogni anno, la commemorazione con una serie di iniziative, ma anche con un dolore che si rinnova e si trasforma. E se Paola Ferretti, mamma di Emanuele Bonifazi, una delle vittime, parla di condanna per coloro che da 7 anni piangono i loro cari, la celebrazione di quest'anno si unisce alla speranza che il prossimo 9 febbraio dalla Corte d'Appello giunga una sentenza giusta rispetto alle responsabilità di chi avrebbe potuto evitare quelle morti. La più grande tragedia dopo il terremoto dell'Aquila in Abruzzo, ricordata dunque oggi anche dai massimi rappresentanti istituzionali. Il Premier Giorgia Meloni, che ha rivolto un pensiero alla memoria delle vittime, al Presidente del Senato La Russa e della Camera Fontana, che si augurano venga fatta presto giustizia, al Ministro degli Esteri Tajani, che ha voluto ricordare le eroicità dei soccorritori, e al Sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto, oggi presente alla commemorazione. Lo Stato deve essere presente perché queste cose non devono più accadere, perché il territorio italiano è un territorio estremamente fragile e perché 7 anni fa è accaduto qua, poi c'è stato il Ponte Morandi, poi ci sono state le alluvioni in Emilia Romagna, Toscana, i terremoti, e quindi la presenza delle istituzioni deve dimostrare l'attenzione profonda a queste cose. E però oggi è il giorno del ricordo, è il giorno del cordoglio, è il giorno della vicinanza, è il giorno del dolore, e noi abbiamo il dovere di essere vicini a questa gente. Presidente, a distanza di 7 anni, cosa ha insegnato questa tragedia anche a livello, voglio dire, della gestione del territorio? Beh, ripeto che fu una brutta pagina, cioè, è stato quasi scritto il manuale di che cosa non andava fatto e di come andasse fatto diversamente. È stato anche da questo punto di vista un ammaestramento ed è importante che si ricordi sempre questo elemento. Noi abbiamo in questi anni contribuito a fare passi avanti importanti nel campo della pianificazione, delle risorse messe a disposizione degli uffici regionali e in particolare della nuova agenzia della protezione civile, che non a caso vuole riorganizzare con una struttura più forte, più agile, più capace di assumere decisioni e di dare quindi anche risposte più pronte ai cittadini. E dopo la consueta fiaccolata alla deposizione dei fiori alla base del cippo, che una volta segnalava l'ingresso dell'hotel ed è ora diventato un simbolo inequivocabile della tragedia. Alle 16.49, poi, nell'ora esatta in cui la valanga dal Monte Siela si è abbattuta con tutta la sua violenza sulla struttura, un coro di atri ha intonato il celebre canto alpino Signore delle Cime, mentre venivano liberati in aria i palloncini bianchi. Noi ci batteremo fino alla fine per Rigopiano e per tutte le altre stragi italiane. Non a caso siamo nel Comitato Nazionale, dove prevede una lotta continua per la prevenzione. Ecco, la prevenzione è fondamentale, senza prevenzione non si va da nessuna parte, non siamo più liberi di girare l'Italia in sicurezza.